Durante l'ultima diretta di Pomeriggio 5, Barbara D'Urso ha voluto lanciare un chiaro messaggio al paparazzo che l'ha beccata insieme ai suoi figli. Foto che sono finite sul settimanale Chi. Un fatto che la nostra Barbarella non ha affatto digerito. Non per il fatto che Alfonso le abbia pubblicate, ma perché il fotografo in questione le aveva giurato che non le avrebbe divulgate. Ed invece è successo proprio il contrario. Come sappiamo, la D'Urso è sempre stata molto riservata riguardo alla sua vita privata. Si sa solo chi siano i figli, e che lavoro fanno. Per il resto non si sa nulla. Loro non vogliono che si parli della loro vita privata, in TV o sui giornali, e questo desiderio è sempre stato rispettato dalla loro mamma. Peccato che il riserbo, che ha sempre voluto mantenere la D'Urso riguardo ai figli, questa volta è andato a farsi benedire. Grazie a questo paparazzo, di cui lei non ha fatto il nome. A Pomeriggio 5 però, ha fatto intendere di ricordarsi bene come è fatto. È parsa parecchio infastidita dalle foto pubblicate sulla rivista. Non ce l'ha con la categoria dei paparazzi, che peraltro ha sempre difeso. Ce l'ha con questo fotografo in particolare, che a detta sua, non si è comportato bene con lei. Stando alle parole di Barbara, questo paparazzo le avrebbe scattato le foto, mentre lei era in mezzo ad altra gente, insieme ai figli, alla nuora e alla nipotina. Quando si è accorta di essere stata fotografata, la D'Urso è andata dal fotografo, scongiurandolo di non divulgare gli scatti. Ebbene, quest'uomo le avrebbe giurato sulla sua vita che quelle foto non sarebbero uscite. Peccato che la promessa non sia stata mantenuta. Sempre nel suo sfogo, la nostra Barbarella ha voluto sottolineare come non ci sia nulla di male nel fatto che Signorini le abbia pubblicate. D'altronde Alfonso fa il suo lavoro, e lo fa pure bene. Ciò che ha indispettito e non poco la conduttrice, è il fatto che questo paparazzo le abbia fatto una promessa, che sapeva bene non avrebbe mantenuto. Ecco perché forse, il fotografo, almeno per un po', è meglio che stia lontano dalla D'Urso. Insomma, questa volta la D'Urso è apparsa inviperita per essere finita sui giornali. Nemmeno lei è riuscita a mantenere la promessa fatta ai figli. Cosa ne pensate? A voi i commenti!